Comune diciamo, la sostiene da sempre, sotto tutte le amministrazioni. Diciamo che è volontà di questa amministrazione neoeletta, fra l'altro, perché siamo stati eletti a giugno, quella di inserire questa bellissima manifestazione in un contesto territoriale più ampio, far sì che possa funzionare come volano per far conoscere non solo Roccamena ma il circondario, quindi magari inserendola in un programma più ampio a cura dell'Unione dei Comuni del Corleonese, che comprende Corleone, Chiusa Sclafani e altri paesi con testa Entellina, e far conoscere di ognuno di questi piccoli centri il meglio per quanto riguarda la cultura enogastronomica, la cultura storica e la cultura anche sociale. Questa manifestazione è bella perché è una manifestazione che unisce tutti i ceti sociali, culturali di Roccamena. C'è tutto il paese, vediamo, Tutto il sono paese. tutti non attori, ma sono tutti cittadini. Sì, sono attori ovviamente non professionisti, che sono, diciamo, sostenuti e corroborati da tutta la popolazione, perché come vedete quello che è appuntato sugli abiti tradizionali è oro antico, che viene, diciamo, prestato dalle famiglie roccamenesi di anno in anno ai personaggi che si succedono e che cambiano ogni anno. In 30 secondi c'è un progetto dell'amministrazione che si collega ad un museo molto importante perché ci sono reperti anche preistorici. Sì, il museo è stato aperto in realtà nel 2010 e poi ci sono stati dei problemi di cedimenti strutturali. L'amministrazione ha ottenuto un finanziamento. In questo momento stanno per essere definiti i lavori di sistemazione. E i reperti importantissimi che provengono dal sito di Monte Maranfuse, sono reperti eccezionali, curati dalla sovrintendenza, verranno esposti in un contesto culturale molto importante. È Benissimo. quello su cui Roccamena conta per rilanciare un po' le sorti culturali ed economiche del centro. San Giuseppe arriva quest'angelo in sogno e quindi lui, diciamo, data la comunicazione dell'angelo, decide di prendere la Madonna e il bambinello e di partire per questo viaggio e quindi rientrare in patria. In realtà cosa succede nel frattempo? Nel frattempo ci sono i ladri dei malviventi che vanno vogliono derubarli, ma diciamo che successivamente a questa cosa, i ladri vedono, sono abbagliati da quest'oro che hanno i nostri protagonisti e questo abbagliamento in realtà non è un abbagliamento, diciamo, dato da loro, ma è un abbagliamento interno che diciamo, è il significato della rappresentazione. E a proposito di oro e di abbagliamento, vediamo dei figuranti che hanno addosso dell'oro, ma dell'oro vero. Sì, è dell'oro vero che viene prestato di anno in anno da tutte le persone di Roccamena, che appunto per devozione prestano il loro oro, e loro lo cuciono nei vestiti, diciamo, per dare una luce al personaggio, che ovviamente è una luce figurata, perché comunque sappiamo che la Sacra Famiglia non era, diciamo, piena d'oro, era molto povera. Presto.